Mi è mancato stamattina, Doc. Entri nell'Animus. La pianti di cazzeggiare e si metta nell'Animus. Ti sei riposato? Sei pronto per le prove che ti restano? Sì, ma prima vorrei parlarvi. Ho delle domande. Chiedi dunque. Farò del mio meglio per rispondere. Il re dei mercanti di Damasco ha assassinato i nobili della sua città. Majid ad-Din a Gerusalemme usava la paura per soggiogare il popolo. Sospetto che Guglielmo intendesse uccidere Riccardo e tenere Acri con le sue truppe. Costoro dovevano aiutare i loro sovrani e invece hanno scelto di tradirli. Ciò che non capisco è perché. La risposta non è ovvia? I Templari vogliono il comando. Ciascuno di essi, come avrai notato, voleva rivendicare la propria città nel nome dei Templari, in modo che questi potessero governare la Terra Santa, e non solo quella. Ma la loro missione non può riuscire. Come mai? I loro piani dipendono dal tesoro dei Templari, il frutto dell'Eden. Ma adesso l'abbiamo noi. E non possono sperare di raggiungere i loro scopi senza di esso. Cos'è questo tesoro? È la tentazione. È solo un pezzo d'argento. Osservalo. E cosa dovrei vedere? Questo pezzo d'argento ha cacciato Adamo ed Eva. Ha trasformato i bastoni in serpenti. Ha spalancato e rinchiuso il Mar Rosso. Eris l'ha usato per scatenare la guerra di Troia. E con esso un povero falegname ha trasformato l'acqua in vino. Sembra piuttosto modesto per tutto il potere che gli attribuite. Come funziona? Colui che l'impugna domina i cuori e le menti di chiunque lo contempli. Di chiunque lo assaggi, come dicono. Gli uomini di Garniero? Un esperimento. Erbe usate per simularne gli effetti, per essere pronti quando l'avessero avuto. Talal li procurava. Tamir li equipaggiava. Si preparavano a qualcosa. Ma a cosa? Alla guerra. E gli altri, i governanti delle città, intendevano radunare gli abitanti, renderli come gli uomini di Garniero. I cittadini perfetti, i soldati perfetti, un mondo perfetto. Roberto di Sable non dovrà mai riaverlo. Finché lui e i suoi fratelli sono in vita, ci proveranno. Allora devono essere annientati. Ed è quello che ti ho ordinato di fare. Ci sono altri due Templari che richiedono la tua attenzione. Uno ad Acri, chiamato Sibrando. L'altro a Damasco, chiamato Jubair. Fa visita ai capi delle sedi. Ti daranno istruzioni. Come volete. Vai alla svelta. Senza dubbio Roberto di Sable è inquieto per i nostri continui successi. I suoi seguaci rimasti faranno il possibile per esporti. Sanno della tua presenza. L'uomo col cappuccio bianco. Ti daranno la caccia. Non mi troveranno. Sono una lama nella folla. Tieni, il mio dono per te. Un ringraziamento per l'ottimo lavoro. Salute, Altair. Quali novità? Al-Mualim ha fatto un altro nome. Si chiama Sibrando. Sì, conosco quell'uomo. Appena nominato capo dei Cavalieri Teutonici. Risiede nel quartiere veneziano e governa il quarto di Acri. Mi metterò subito al lavoro. Questi sono i luoghi dove concentrare le tue ricerche. Il porto a est, tra navi ed equipaggi. La cappella a nord-est, vicino alla croce che domina il porto. E a nord, di fronte alla porta di San Giovanni. Mi sarà di grande aiuto. Grazie per le indicazioni. Altair. Sì, Rafik. Ti devo le mie scuse. Per cosa? Ho dubitato della tua dedizione alla causa. No, l'errore era mio. Mi reputavo al di sopra del credo. Non mi devi nulla. Come vuoi, amico. Vai in pace.
e riserve vanno inoltrate al rappresentante della Gilda al Tribunale della Catena. Le violazioni verranno punite con la prigionia. Tutte le navi attraccate devono sbarcare equipaggio e carico. I capitani devono presentarsi a un rappresentante dell'Ordine Teutonico per il nuovo incarico. Qualunque tentativo di mantenere il possesso di un'imbarcazione verrà punito severamente. Chi è il responsabile? Volete forse battere? Non è colpa mia. Sto solo eseguendo gli ordini. Se vuoi indietro la tua nave, rivolgiti al tribunale. Non è quel che cerco. Cosa vuoi? Sibrando ha sequestrato quasi 100 navi. A quale scopo? Un embargo. Devono fare vela per il mare aperto e stabilire un perimetro. Perché? Salah al-Din intende colpire dal mare? No, non è da lui che ci difendiamo, ma dalle navi in arrivo da oltremare, per negare a Riccardo altre truppe. Perché mai un uomo di Riccardo vorrebbe indebolirlo in questo modo? Non lo so. Chiedi a Sibrando. Sono ordini suoi. Io devo solo eseguirli. Ora ti prego, lasciami andare. Ti ho detto tutto quel che so. Mi spiace. Non posso rischiare che gli diciate che sono qui. Cosa? Che cosa vuoi? So che cerchi informazioni su Sibrando. Karam ha trovato qualcosa che potrebbe tornarti utile. Ti conviene cercarlo se sei interessato. Puoi procedere oltre. Salute e pace, fratello. Ti ho cercato dappertutto. Stamane mi sono impossessato di questa lettera. Dacci un'occhiata, spero che ti sia utile. Riferitegli che ho detto di no! Non permetterò alla vostra soldataglia di mettere il naso nei miei affari! Ascoltate, vecchio! No, voi ascoltate me! Questa è la mia proprietà, non la sua! Non mi importa se Cristo in persona l'ha nominato! Non è una richiesta, è un ordine! Oh, questa poi! Che si occupi piuttosto dell'ordine del suo cervello! Ho visto lo scompiglio che ha causato al porto! Non gli lascerò rovinare il mio molo! Leggete la lettera! Vedrete che gli si mostra assai generoso. M'avete stancato. Sentite, rifletterò sulla sua offerta, ma dubito che cambierò idea. Ora andate, fuori dai piedi! Quanto sembra avete le idee chiare, cosa che apprezzano i clienti. Piace qualcosa? Voi? Sì, voi venite. Venite a vedere il cosa dopo. Thank you.
Salute, fratello. Come va la tua ricerca? Ho appreso quanto c'è da sapere sulla mia preda. Dividi con me ciò che sai, dunque. Pare che Sibrando sia roso dalla paura, impazzito all'idea che la sua morte si avvicini. Ha isolato il distretto del porto e ora si nasconde all'interno in attesa che arrivi la sua nave. Questo complicherà le cose. Chissà come ha saputo della tua missione. Gli uomini che ha ucciso sono tutti collegati. Al-Mualim mi ha avvertito che hanno saputo delle mie imprese. Stai in guardia, Altair. Certo, Rafik. Ma credo che questo giocherà a mio vantaggio. La paura lo indebolirà. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Vi ingannate, maestro Sibrando. Io non propugnerei mai la violenza contro chi che sia, e certamente non contro di voi. Così dite, e tuttavia nessuno qui garantisce per voi. Che cosa devo pensare? Conduco una vita semplice, mio signore, come tutti i sacerdoti. Mettersi in mostra non è nostro costume. Forse. O forse non vi conoscono perché non siete un uomo di Dio, ma un assassino. Giammai! Avete le stesse vesti? Se essi si abbigliano come noi, è solo per instillare il dubbio e la paura. Non dovete ingannarvi. Mi state dando del codardo! Sfidate la mia autorità! Sperate forse di rivoltarmi contro i miei stessi cavalieri? No, no, no! Io non capisco perché mi stiate facendo tutto questo! Non ho fatto niente di male! Non ricordo di avervi accusato di alcun misfatto. Il che rende alquanto strano il vostro sfogo! È la presenza della colpa a indurvi alla confessione! Ma non confesso nulla! Ah! Cocciuto fino all'ultimo! Che volete dire? Guglielmo e Garniero erano troppo presuntuosi. Vi hanno pagato con la vita. Io non farò lo stesso errore. Se davvero siete un uomo di Dio, allora il Creatore vi proteggerà, fermando la mia mano! Siete impazzito! Nessuno di voi si fa avanti per mettere fine a tutto questo? È chiaro che egli è preda dalle sue stesse paure, indotto a vedere nemici dove non sono! Pare che la gente condivida i miei timori. Ciò che faccio, lo faccio per Akri! Oh! Siate vigili, uomini! Riferite di qualunque attività sospetta alle guardie. Dubito che questo sia l'ultimo assassino che vedremo. Tenaci bastardi! Ora tornate al lavoro! Di senno. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Puisque tu y tiens, je vais t'arracher. Tu n'es pas à la hauteur. Der Teufel! Er war ein Diener Gottes.
Was ist mit mir, du? Was nicht liegen? Del vostro dio. I miei fratelli non t'hanno insegnato nulla. So che cosa attende me e tutti noi. Se non il vostro dio, che cosa? Niente. Il nulla ci attende. Ed è questo che temo. Voi non credete? Come potrei, considerando ciò che so, ciò che ho visto? Il nostro tesoro era la prova. La prova di cosa? Che questa vita è l'unica che abbiamo. Indugiate ancora un poco, dunque. E ditemi qual era il vostro ruolo. Un embargo via mare. Per impedire ai ridicoli regnanti di inviare rinforzi. Una volta che avessimo conquistato la Terra Santa. Liberato, stolto, dalla tirannia della fede. Libertà. Avete operato per rovesciare città. Per controllare la mente degli uomini. Avete ucciso chiunque parlasse contro di voi. Ho eseguito gli ordini. Credendo nella mia causa. Come te. Und wir niemals leben.
Führe den Thron Gottes! Bis der Teufel! War ein Diener Gottes! Juste le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin! Tu vas mourir? Ouais. Mais pas! Je vais te trancher la tête! Ma colère sera terrible! Je vais t'étriper! Altair, hai scatenato un putiferio. Ho fatto quanto richiesto. Sibrando ha cessato di vivere. Ma certo, certo. Dovresti recarti a Masyaf per informare al Mualim del tuo successo. Sì, dovrei tornare a parlargli di questa e altre faccende. Va tutto bene, amico mio. Sembri distante. Niente, Rafik. Ho solo molti pensieri. Parlane con me. Lascia che ti aiuti. Devo prima rifletterci un poco da solo. Ma grazie dell'offerta. È per gli uomini che hai ucciso, vero? Provi qualcosa per loro. Come? Ah, amico mio, non è previsto che ti piacciano questi incarichi. Rimorso, dubbio, compassione. C'è da aspettarseli. Non dovrei temere questi sentimenti. Dovresti accettarli. Sono quelli che ti mantengono umano. E se mi ingannassi? Se quegli uomini non meritassero di morire? Se avessero buone intenzioni? Fuorviati forse, ma puri nel loro intento. Sono solo un Rafik e queste cose vanno al di là della mia comprensione. Forse Al-Mualim può aiutarti a capire Altair. Sì, può essere. Grazie, Rafik. È stato un piacere collaborare con un abile come te. Avanzamento rapido a un ricordo più recente.